Ciao a tutti e bentornati su The Banner Saga 2. Come avete visto nell'ultimo episodio siamo tornati con Rook, dove la situazione non è che sia particolarmente migliore rispetto a quella di Bolverk, o potremmo iniziare a chiamarlo Bellower se volete, per quanto ci ha ormai, diciamo, preso nella testa. Ora, prima di andare a parlare con lei, no, parliamo prima con Nid, se non erro, e poi andiamo a vedere gli eroi e la situazione. Il mercato, non abbiamo nulla per fare assolutamente nessun tipo di acquisto. I ragazzi di Nid hanno appena finito di mangiare e iniziano a giocare mentre ti avvicini a lei. Hanno abbastanza da mangiare? Credo di sì, hanno abbastanza energia da cacciarsi nei guai. Meglio così, spero che restino bambini più a lungo possibile. Speriamo. Lo spero anch'io. Senza permetterti di rifiutare, ti metti in mano un cucchiaio e una scodella con delle uova all'occhio di bue. Devi provare queste, ricetta di famiglia. Prendi un boccone, sono buone, ma non ci senti niente di speciale. Che ne pensi? Stanno semplicemente di uova? Molto buone, Nid, credo che la tua famiglia sia portata per la cucina. In realtà non mi sono mai piaciute le uova. No, no, diamo... Anche se non hanno nulla di speciale, dobbiamo tirare un po' sugli animi, quindi molto buone, Nid. Davvero? Lo pensi davvero? Certo, forse potresti aprire una bottega d'Arberrang. La direttrice improvvisamente sembra molto divertita. Sono contenta che ti piacciono, ma sono semplicemente uova, cucinate come tutte le altre. Mia madre usava la storia della ricetta di famiglia con noi bambini quando non volevamo mangiare. Provava a farvi sentire in colpa per mangiare? Ha provato di tutto per crescerci, nutrirci e impedirci di cacciarci troppo nei guai. Ora, con i miei ragazzi, ho capito perché. Sono sicura che ci sei passato con Alette, ma ancora di più ora con questa carovana. Dubito che ci sia qualcosa che non faresti per tenerci tutti in vita. Vero? Oddio, forse tutti in vita, ma ci proverei comunque. Ripensa a tutte le scelte che hai fatto. Sappi solo che lo capiamo e lo apprezziamo, alla fine. Grazie, Nid. Un bel discorso che ci voleva per risollevarci un minimo il morale. Allora, mercato giusto per farci una risatina... Abbiamo polvere di ossidiana, respinta di 4 con attacchi forza. E noi questa respinta ancora non la sappiamo sfruttare al massimo per molte cose. Potrebbe essere utile, sai com'è, se avessimo delle combo, per esempio, con le frecce di fuoco che vanno a terra e cose simili, per cui tu spingi la gente nelle trappole, più il sanguinamento, più cose simili. Però non è esattamente il nostro gioco. Qui ha, vediamo un po'. Più 8% danno forza per 2, più 2 movimento, meno 1 cerca rogne. 2 rottura, più 1 movimento, più 1 rotura a riposo. E questo è un altro oggetto di livello 10. E questo è forte. Questo è veramente forte. 2 movimento, più 2 resistenza forza, più 3 rottura armatura. Questo è un oggetto di livello 10 che mi piacerebbe molto di più di quel più 3 a tutti gli effetti. Che è fico quello là, però non so ancora davvero come usarlo, non ho capito qual è il modo per usarlo al meglio. Quindi questo sarebbe davvero fico poterlo comprare. Se solo avessimo dei punti fama da spendere, lo comprerei onestamente. Lo darei anche volentieri a Rook. Ora, più 2 cerca rogne, più 500 schivi attacchi forza, questo è per un tank medio. Comunque, dovrò smettere di premere ESC. Come avrete intuito questa, o forse non l'avete intuito, ma ve lo dico io, è una nuova sessione di registrazione, quindi continuerò a fare sempre errori su errori. Ora, non abbiamo un trainer qui, neanche volendo. Penso che con Rook abbiamo dato tutto il fattibile. Però, allora, non abbiamo più i nostri carissimi e bellissimi... Valka e Co. Allora, qui abbiamo di livello 8. Cos'era questo? Più di tutti i talenti, più due volontà, più una volontà a riposo. Qui Aleo è livello 3. Questo è molto male. Allora, Aleo andrà potenziato sicuramente. Dovremmo iniziare forse a utilizzare Trick V. Allora, Eric ci ridava volontà. Un po' come il bardo. Lui ha già 2 punti disponibili, fra l'altro. Attenzione. Lui ha 2 punti disponibili che probabilmente andrebbero dati a Willpower, visto che lui può ridare volontà agli altri, conferma. Ma a parte questo, dobbiamo scegliere esattamente cosa vogliamo fare. Gundulf è ancora solo livello 6 e quindi chiaramente lo vogliamo. Abbiamo Ludin, quindi forse al posto di Trick vi va bene, che lui adesso è a un livello molto alto, ha un 2
20% di fare il doppio del danno alla forza e un 15% di fare colpo critico, che non è affatto male. Ok. Quindi lui per i danni ci dovremmo stare, ha anche qui al massimo, quindi potremmo fare un bel po' di danni, se poco poco ci dice fortuna. Mogre, avevamo, devo farmi un po', porta del dolore, attacco rompe armatura e restituisci il favore, più lui rompeva tantissima armatura. Più 3 rottura, quindi lui toglie 7 di base, fino a un massimo di 9 sul rompere armatura. E ha 20% di probabilità di resistere a 3 danni armatura, quindi è sulla via del tankaggio, ovviamente. Abbiamo cos'altro qui? Più 2 volontà, più 2 forza, è di livello 5 però, quindi nessun altro che possa usarlo. Come vi ho detto, non mi piace moltissimo, anche se sono in un qualche modo interessanti loro, i vari centauri. Soprattutto lei mi pare che avesse la freccia avvelenata. Era molto interessante, meno 1 forza, meno 2 forza, meno 3 forza per 3 round, si usa 3. E libertà di movimento. Sarei per usare più che altro lei. Lei sarebbe molto figa da utilizzare. La respinta è sì, interessante, ma non è così tanto interessante. Skatak aveva il travolgere. Una carica in avanti, travolge, potrebbe stordire, è figo anche lui. Ora però, se proprio devo scegliere qualcuno da promuovere, sarà Derdryu o Derdryu. Ma non adesso che non abbiamo modo. Quindi vedremo che abilità ha a livello 6 e poi semmai la inseriremo nel gruppo. Per ora sono indeciso tra metterci Akon o metterci Nid. Anche Akon andrebbe promosso a livello 6 prima di prendere una decisione vera, ma penso che lui avrà un bel po' di scelte. Mettiamoci per ora Nid. Mettiamoci Nid e speriamo bene, fondamentalmente. Sì, non è il migliore dei team. Mamma mia, quanto ci farebbe comodo quell'oggetto di livello 10 adesso. Quanto ci farebbe comodo. Ma non potremo prenderlo e chissà se mai lo ritroveremo. E anche perché dovremmo fare un bel po' di level up. Ad ogni modo, per ora direi che andremo bene così. Forse invertiamo Gundulf, lo mettiamo avanti. Anche Gundulf, quando vogliamo, lo possiamo fargli fare level up, eh. Ricordiamocelo che lui ha 61 kill. Allora, l'abbiamo fatto su robustezza per ora, e lui ha per ora ancora il più 3 forza basic. Gli tireremo su. No, spaccascudi neanche ci prova. Però gli tireremo su lo sforzo. La cosa che sto pensando è che forse a lui più che resistere, gli potrebbe essere utile rigenerare armatura. Oppure evitare un attacco forza. Perché sì, lui bonus al colpo, quello che volete. No, lui vogliamo che gli rimanga più alta possibile la forza. Quindi forse con lui andremo qui al massimo e poi su schivata, dopo che avremo finito di resistere danni forza. Vogliamo che gli rimanga alta la forza perché lui già ha una forza molto alta. E se riusciamo a farlo rimanere alto, visto che non c'è nulla che possa curare la forza al momento in gioco, potremo continuare a utilizzarlo come damage dealer. Questo è il mio piano, vedremo se riusciremo anche ad applicarlo. Basta cianciare sugli eroi come ogni inizio di episodio, veramente sto là a spulciarmi gli eroi. Andiamo. I carri iniziano ad allontanarsi dal villaggio quando senti una ragazza gridare: "Papà?" Ti volti per vedere dove sta guardando e sussulti. Da est sul terreno che hai attraversato di recente arriva un grande numero di membri dei clan, combattenti e varl che erano scomparsi. "Quello è Rugga?" chiede qualcuno. Alla testa del gruppo c'è quello che in precedenza era il governatore di Boersgard. Ok. Mariti corrono dalle mogli e i bambini urlano eccitati per i genitori che credevano morti. Ti fai strada per accogliere il gruppo, ma mentre ti avvicini, Rugga alza la sua mano. Allora, mi sono totalmente dimenticato cosa gli fosse successo a lui, se non che ha perso una mano e ha la gola segnata. Ok, è più difficile che mai interpretare le espressioni del governatore e Dagr naturalmente non dice niente. Rugga, spero che tu non ti sia ripulito tutto per me, Rook. Era troppo per te morire quando quel serpente ha colpito? Anche tu sembri difficile da uccidere. Ricordatelo. Ah, ci eravamo separati col serpente, ok. Il suo tono non è esattamente minaccioso, ma nemmeno caloroso. Decidi cosa dire. Allora, grazie per aver radunato il resto del nostro clan. Oppure, cosa ti è successo dopo che il serpente ha attaccato? O hai bisogno di riposo? No, intanto lo ringrazio.
Il nostro clan è davvero questo che siamo? Un clan? Che tu ci credi o no, è esattamente ciò che siamo. Suppongo che lo vedremo, non saremo gli unici a cercare rifugio ad Arberrang. Le famiglie hanno la memoria lunga, l'odio può durare per generazioni. Non sorprenderti se discussioni meschine e cattivo sangue la fanno da padroni. Ok, chiediamogli cosa è successo dopo che il serpente ha attaccato. Potrei chiederti la stessa cosa, io e Dagra abbiamo provato a salvare alcune famiglie prima di fuggire. Fissi la guardia silenziosa, ma lui non conferma né smentisce la storia. Il vecchio bosco era come un labirinto, ma alla fine siamo scappati, radunando altri lungo la via. Vi abbiamo attesi finché non abbiamo quasi finito il dannato cibo. Ho iniziato a spingere tutti più velocemente, mandando solo un paio di uomini a Tolir per cercare provviste. Anche noi, ma i nostri esploratori non sono mai tornati. Rugga si gratta la cicatrice sul collo. È strano, neanche i nostri. Ma eccoci qui, molti di noi ancora vivi. Quindi chissà cosa ci stava in quel villaggio. Ok, hai bisogno di riposo? Questo sta ai membri del clan e ai combattenti, io sono solo un servitore della gente. Il suo tono è strano, come se avesse provato questa frase, insieme a quel ghigno inquietante. Un servo della gente vuol dire che non ci credi per niente, perfetto. Sono sicuro che potreste tutti mettere qualcosa sotto i denti, se non chiudere gli occhi per qualche ora. Se è ciò che vogliono, oddio. Se è ciò... Guardi Dagr, per tutta risposta non ricevi altro che il suo sguardo inespressivo. Devo andare a parlare con gli altri, sarà meglio. Prima di farlo, Dagr si sposta lievemente. Sei sorpreso dal fatto che un cambiamento così piccolo possa metterti in guardia? Beh, uno che non fa mai niente mi perplime sicuramente. Non sei un uomo cattivo, Rook, ma hai fatto delle scelte sbagliate. Sulle navi, nelle paludi, all'Undar, per gli abissi, perfino nel vecchio bosco. Questo adesso vuole attaccarmi, guarda, eh. E quale capo clan lascia metà della sua gente indietro, dispersa e spaventata? Ora noti i combattenti che si sono radunati dietro di lui. Aia, coup de te. Sei un pericolo per questa gente. Spero che tu capisca perché devi morire. Dag si scaglia verso di te, ma una freccia colpisce il suo scudo, interrompendo il suo attacco. Meno male. Mentre arretri in una postura difensiva, fai un cenno a Oddlife, che sta incoccando un'altra freccia. Eccolo fatto! Sapevo che questo sarebbe stato un problema. Oddlife ce l'avremo in gruppo, e non potremo fare nulla per impedirlo, a quanto ho capito. Quindi andiamo di Gunnulf, di Mogr, di Ludin e di Aleo. Tutti che dobbiamo fargli fare dei level up è palese, ma ok. Oddlife la sposteremo indietro. Molto indietro. Forse ancora dietro ad Aleo. E speriamo bene. Non abbiamo nessun livello 8 neanche volendo e quindi... Gundolf è più 3 forza, spaccamatura, danno aumentato, tu che hai? 1 resistenza forza, l'inutilità. Tu non hai niente e niente posso darti. Beh, cosa abbiamo qua che non stiamo usando? Resistenza, una volontà per uccisione, resistenza forza. Per ora aspetta, è livello 5, quindi non posso darti perché tu sei livello 4. Posso darti quello che ha Nid, che è più 1 movimento. Oppure 15 attacchi schiva da forza, danni alla forza. No, diamoti questo che abbiamo al momento su Nid. E tutti hanno qualcosa per quanto schifosa, iniziamo la battaglia. Lotte intestine, che spreco. Allora, fra l'altro con Rook adesso ho dimenticato anche cosa abbiamo. Ci stanno più o meno circondando. Rook ha più 2 livelli di talento rottura. Più 2 portate e più 2 armatura. Lui... non mi ricordo affatto cosa avessimo su rottura. Va bene, lo vedremo immagino presto. Allora, come solito nostro, 12, 10, 7, qui abbiamo solo un arciere singolo e qui 3, ci andremo a scagliare molto velocemente verso qualcuno di loro qui. Quindi, allora, lei dovremo fare in modo che non si muova particolarmente, per cui la metteremo... tu da solo andrai a rompere le scatole a loro? Nemmeno perché chissà quanto tempo ci metteranno ad arrivare. Quindi rimani semplicemente esterno, ma andrai di qua. Tu andrai a fare molto danno. Tu dovrai stare vicino per il semplice fatto che ci devi dare volontà, domanda. Non così vicino però. Rook alla fine ha un'abbastanza resistenza rispetto ai loro attacchi, quindi dovrebbe andare bene per ora. Il problema è lui. E qui abbiamo già un morto a terra? Ok,
te un po' più centrale perché possiamo andare a bloccare qualcuno di là magari. E siamo già pronti, direi. Gundulf qui semplicemente li devasta. Pronto. Con Rook possiamo attaccare lì dietro. Allora, tu che abilità avevi, Rook? L'armatura blocca il danno. Non posso vederlo, vero? Allora, abbiamo un 20% probabilità di perforare. Non so esattamente cosa si intenda con perforare. Forse vuol dire che quando attacchi normalmente abbiamo un 20% di perforare l'armatura? Proviamo, partiamo di danno, 5. Perché non, queste cose non le ho ancora capite molto bene. E non abbiamo chiaramente perforato, ok. Qui ci arrivano già in corpo a corpo. Usa willpower. Beh, non so quanto ti sia convenuto. Gunnulf non li uccide sul colpo in realtà. Ok, forse avrei dovuto gestirla diversamente. E noi abbiamo due abilità, tempesta e scissione. Scissione, ricordiamoci cosa faceva. Più danni alla forza dell'armatura del bersaglio e dei nemici adiacenti. Quindi se io adesso per curiosità facessi scissione, non abbiamo nemici adiacenti, lo so, ma per curiosità, invece che fargli 8 danni, gliene facciamo 9 danni e un danno armatura. Ok, lei è già così pericolosamente vicina? Questo non mi è piaciuto. Allora, tu ragazzo, temo che la tua armatura andrà a farsi benedire tipo adesso. Togliertela tutta? Non abbiamo tutto questo willpower, ma no, va bene. Lei si avvicina? Ah, per toglierci armatura. Adesso qui ricordiamoci che non abbiamo nessuno che ci faccia aumentare l'armatura, il che è un grosso problema. Qui possiamo ucciderli, uno. E a questo punto penso che lo faremo, tanto qui vicino che abbiamo l'arciere. Ci mettiamo strettamente a contatto con l'arciere in modo che non possa sfruttare il fatto di non muoversi per attaccare. Perché potrebbe essere una cosa brutta brutta. E attacchiamo invece qua. Ah, così stiamo. Bene, facciamo trafiggere. No, non posso fare trafiggere. Prende un punto forza per mossa al prossimo turno. No, a questo punto no, perché in effetti lui ha più armatura di quello che mi aspettavo. Noi non abbiamo tantissimi danni e non voglio utilizzare willpower. Abbiamo poca forza, va bene. E allora finiamo semplicemente lei per ricchi 2 danni. Allora, aspetta un secondo. Spiedo è un 20% al critico. Gli alleati decenti aumentano la percentuale. Vero, ma non saprei. È come se gli fosse risalito in qualche motivo la willpower, anche se eravamo molto lontani. Comunque, sta ad Aleo, a quanto pare, che lui come abilità aveva il racconto epico. Racconto epico che qui è stato veramente inutile. Quindi al momento andremo semplicemente a muoverci e finiremo noi lui? Domanda. Beh, in fondo, lui già potrebbe averlo il level up, lo sappiamo, ma mettiamogli da parte un po' di kill. Perché comunque lo vogliamo vedere a livello 6. Hai l'80% di ucciderlo e spero che tu ce la faccia. Poeta fama più 5. Oh, grande fama. Ah, loro tirano asce. Pensavo fossero solamente corpo a corpo. Errore mio. Oddlife, tu puoi uccidere male lui se ci si arriva, vero? Va bene. Purtroppo non hai grande range e tu hai, come possiamo dire, per 4 armatura. No, per ora facciamo un'altra cosa. Allora, ti muoverai il minimo indispensabile. Rimanendo da questo lato, direi. E gli farai semplicemente un attacco per ucciderlo male. E così ci siamo tolti un problema. Lo scopo dovrebbe essere non avere nessun ferito qua. Muro di scudi. Ah no, ha fatto muro di pietra perché dicevo muro di scudi mi pare molto improbabile. Qui possiamo togliergli armatura a lui. Lasciamo stare così l'arciera. È pericoloso l'arciera. L'arciera può toglierci 6 di armatura in un round. Questo oro invece è 4.
No, andrei. Ah, già ci arriviamo così? Ottimo. Togliamogli tutta l'armatura all'arciera. E così al prossimo round dovremmo essere in grado con qualcuno di fargli male. Qui iniziavano. Con Nodlef lo immaginavo che sarebbe successo. Ora, noi qui non siamo esattamente famosi per essere bravi a fare danni. Soltanto 9 danni. Aspettate, va bene anche qua, aspetta, sì. 9 danni ci andranno comunque bene, senza spenderci nient'altro. Sta di nuovo all'arciere che non ha puntato qua. Ok. Allora tu stai in muro di pietra. Bravissimo. Però questo non cambia il fatto che posso andare qui dietro e praticamente devastare. C'ho anche malizia con lui, è vero. Ma andiamo di porta del dolore. Esatto, se tu mi attacchi poi ti fai ancora più male all'armatura. Mi spiace moltissimo. Allora, Ludin, qualcuno ci darà il willpower indietro volendo prima o poi, ma non è questa la giornata. Con Ludin possiamo fare. Abbiamo nemici adiacenti? Sì. Ma non cambia tantissimo. Comunque, ok. Per provare, vediamo se. No, non trafiggere. Se Spiedo funziona anche in diagonale, sì. È stato deviato addirittura. Perfetto. E niente, Odalef è ferita. Sarebbe dovuto succedere, immagino. Ora, rimarremo da questi pizzi per dare un po' di volontà a tutti quanti. E bah, no, qui non ha senso. Fine turno. Ah, peccato che ha resistito e tu ti sei perso l'armatura. Rook, tu stai a 2 di distanza da là, per cui attacchiamo, vediamo se ci dà un po' di willpower. Assolutamente no. Non stiamo. Lo considera 3? Lo considera 3 di distanza questo? Into due caselle da un alleato che sfera un colpo mortale. Lo considerava 3, perché non considera i diagonali. Ah, maledizione. Allora. Quindi, se sto così invece. A parte il fatto che non uccidiamo nessuno così. Mi sarebbe piaciuto il willpower, ma ok. Attacchiamo così, molto banalmente. Va di muro di pietra. Non è una brutta idea. Però adesso, allora. Qui posso farti 6 danni. E qui uno. Più. Abbiamo l'80% di ucciderti o di sprecare 2 willpower. Ok, l'abbiamo ucciso. Qui inizia a tirarci brutalmente asce, ok. Dovremmo potercela fare. Ora, Ludin. Puoi andarci a finire lui, stando a 2 di distanza dal tipo? Allora, lui ci dice 0, perché sta in muro di pietra. E gli faremo massimo un danno, stante così. Quindi, no. Fine turno. Ci togli armatura? Bah, scelta improbabile. Io quasi quasi vengo a contribuire. Poi con chi ti ucciderò in realtà? Ti ucciderò con Rook, credo. Quindi andiamo di attacco su di lui, armatura 3. Meglio di niente. Qui, beh, ormai andranno tutti quanti sull'armatura. Rook lo mettiamo proprio adiacente qui, anche lui. E attacchiamo lui per 3, che sono esattamente quello che ci serve. E prendiamo anche un po' di willpower, mo' proprio così, dai. Un minimo. Ora, dovremmo andare in pillage, se non erro? Esatto. E dimmi che non ce la fai. Dimmi che non ce la. Dimmi che non ce la. Quanto ho rischiato. Non volevo assolutamente. Cioè, quello sarebbe stato ovviamente qualcosa di rosichevole. Spendete questi 20 danni. Ora, con Gunnulf è palese che va messo più dietro. Gunnulf non doveva essere secondo, doveva essere messo ancora sotto rispetto a Morgre, oddio come cacchio si chiama, perché dobbiamo prima sfondare tutte le armature del mondo. Questo è il piano. 15 fama. Hanno tentato di ucciderci, signori. E
Il clamore della battaglia viene sostituito dai lamenti mentre i membri delle famiglie riconoscono i parenti caduti. Ruga! Gridi, disgustato dall'inutile bagno di sangue in cui ti ha trascinato. È scappato, dice Akon. All'inizio del combattimento è sgattaiolato via, ma abbiamo preso il suo uomo Dagr. Due Varl conducono l'assassino legato in mezzo a tutti voi. Ti vengono lanciate pietre e sterco di Yoxs. Akon, guarda verso di te. Occupatene tu o lo farò io. No, non lascio che se ne occupi Akon. Non mostrerò pietà a Dagr a questo giro. Lo uccidiamo. Cioè, il troppo è troppo. Ci ha traditi, gridi, a tutti i membri del clan dietro di te urlando di rabbia. Rugga voleva il controllo e ha usato le vite di tutti quanti per ottenerlo. E tu l'hai aiutato. Il silenzio dell'uomo ti fa infuriare. Nessuna pietà per te. Nessuna morte rapida. Oddio, su nessuna morte rapida non è proprio così, però. Prendi una lama da terra e la conficchi nel corpo di Dagr. L'unico suono che emette è un grugnito di dolore. Fai un cenno ad Akon che solleva Dagr senza sforzo e lo appende a un ramo robusto per la sua armatura. I membri dei clan imprecano e sputano verso Dagr o si occupano dei propri caduti e tu li lasci fare. Più 5 fama, signori, che se non ci fanno scappare adesso via. Maledizione. Purtroppo perché avevamo detto che andavamo via. Perché fossimo rimasti, avevamo 24 fama e potevamo prenderci l'oggetto di livello 10 fichissimo. Quanto sto rosicando. Sono quasi tentato di non spendere fama adesso finché non trovo quell'oggetto, perché renderebbe Rook una macchina di devastazione. L'acqua dei torrenti circostanti vira gradualmente verso un verde brillante in alcuni punti. Sembra il sangue proveniente dalle ferite del serpente. Si notano dozzine di pesci morti che galleggiano dove la corrente è più rapida. Alcuni membri dei clan si ammalano, altri accusano gli effetti del bere solo idromele. Ok. Sangue proveniente dalle ferite del serpente. Sì, non dovremmo assolutamente bere quell'acqua. Quando alcuni Varl notano una sezione di acqua pulita, l'intera carovana si entusiasma, ma i giganti tengono tutti lontani e dicono di ascoltare. Una debole melodia corre attraverso l'acqua. No, proviene dall'acqua. Si sentono mormorii preoccupati. Cosa significa? È sicuro? O non importa, io ho sete. Potrebbero essere tipo sirene? Riempite i barili, prima la bolliremo. Me la rischio? Domanda. Vado avanti, potrebbe essere anche qualcosa di positivo, potrebbero essere delle sirene che stanno purificando l'acqua. Non voglio per forza essere scettico. Raccogli l'acqua nelle mani chiuse a coppa e bevi. Sembra più pulita dell'acqua sorgiva del tuo villaggio natale di Skogr. Tutti attendono il tuo verdetto. Tutti volti e sorridi. Più 15 fama? Bevete, gridi. Potremmo non avere un'altra possibilità del genere. La carovana si precipita verso l'acqua ignorando la melodia. Tutti bevono a sazietà, riempiono i barili e si lavano persino un po'. Aleo ringrazia la memoria della dea Selei. Morale aumentato, cosa che ci serviva, anche perché non abbiamo più giorni di provviste. Hanno 12 provviste ai membri del clan. Grandi, grandi membri del clan. I boschi circostanti sembrano ricchi di selvaggina e potresti trovare anche un po' di solitudine. Presto vieni guidato da tracce di cervi, ma in una radura trovi la bestia già abbattuta. Esaminando i boschi non vedi e non senti nulla. Mentre ti avvicini al cervo noti che è stato ucciso da poco. Una pietra nera, grande la metà del tuo pugno. Giace di fianco all'animale. Distruttori sono stati. La raccogli consapevole che è l'arma di un distruttore. Esatto. Un fruscio nel sottobosco vicino rivela due lanciatori che emettono immediatamente rumori cupi. Stanno comunicando. Poi uno scatta avanti e ti attacca. Siamo da soli. Ok. Non posso piazzarmi da nessuna parte, quindi sono pronto. Loro quanto hanno di movimento? Non so quant'è la loro gittata, e questo è il problema. Allora, io posso muovere un poco, non tantissimo. Rimaniamo qui a portata più o meno. E fine turno. Ok, mi basta poco per entrare a gittata, ma poi sarà così anche per loro. Allora, abbiamo quanto willpower noi? 5. Facciamo 4 danni di base. Facciamo così. Togliamo un attacco armatura senza utilizzare willpower. Poi lui dovrebbe forse indietreggiare, tra l'altro. Non ha indietreggiato. Poi sta all'altro. Noi potremmo finire lui con soltanto un uso di willpower. Ed è esattamente quello che faremo. 7 e 1, 8. Siamo in pillage, ma questo cambia poco. Ora, fino a dove lo colpiamo noi? Fino a qua. Indietreggiamo il giusto. E
tanto noi che abbiamo, inutile in questo caso, attacchiamo sempre l'armatura, in questo caso togliendogli, non ci ha tolto forza, vero? Non mi pare molti, ha attaccato l'armatura, comunque per sicurezza togliamogli anche uno in più di armatura, adesso potrebbe colpirci e passarci la forza, non ci ha nemmeno attaccato e questo segna per lui la fine ragazzi, mi spiace, siete stati un po' naive. In fondo sono ancora più forti di due lanciatori, per fortuna. Ricche 4 punti fama. Mentre i distruttori cadono, arrivano altri del tuo clan. Non male, dice una donna, dando un calcio a uno dei corpi. Un bambino arriva di corsa per imitarla. Vediamo se ci sono altri di questi rottami da ammazzare. Sì, ok, noi siamo vendicativi, discorso, Ale, tutto quanto. Ma non voglio neanche che li lasciano stare. Non mi interessa, non dico niente e torno ai carri. Tu e un altro cacciatore afferrate il corpo del cervo e vi allontanate. Mentre molti vi seguono, alcuni rimangono indietro, scalciando e maledicendo i corpi dei distruttori morti. Uno sfogo per l'angoscia provata da coloro che hanno perso dei cari. 5 provviste, morale aumentato. E questo penso aiuti poco. Gli strimpellamenti di Aleo e canti da parte di molti dei membri dei clan ti prendono di sorpresa. Un Varl si trova al centro, rosso per l'imbarazzo. È il 200° compleanno di Skari! Grida un Varl di fianco a te. Il resto della carovana rallenta per vedere il motivo del trambusto. Brindi al Varl, congratulazioni Skari, ma dovremmo continuare a muoverci. No, ci serve. Dobbiamo farsi alzare un po' il morale. Siamo veramente a pezzi, quindi tiriamo fuori l'idromele e festeggiamo. Barili vengono rotolati giù dai carri e corni vengono riempiti. Aleo conduce alcuni musicisti in canti. Ragazzi, poi è cifra tonda, 200. In canti allegri e presto stai danzando insieme alla tua gente. Anche i possenti Varl applaudono e tengono il tempo pestando i piedi fragorosamente. Al risveglio, sussulti e maledici il sole in moto, perché la luce peggiora il tuo mal di testa. La carovana è un disastro, ma nel complesso tutti sembrano felici. Andiamo avanti, gridi, e qualcuno trovi degli abiti per Skari. Abbiamo perso un giorno, signori. Grave, in realtà è grave come scelta. Però adesso il morale riscenderà, ma non volevo avere troppi problemi di morale. Che ci rendono i combattimenti molto più difficili. La carovana rallenta alla vista del ponte rurale. Davanti ad esso è schierato un grande esercito di centauri con le armi spianate. Skatak, sono la tua gente, il tuo clan o Mandria? Skatak scuote la testa ma non parla, i suoi occhi scrutano la nuova Mandria. Hakon ordina un muro di scudi come precauzione. Ovviamente gli scudi si chiudono, un giavellotto vola dal centro dell'esercito di centauri. Tutti osservano la sua parabola nell'aria finché non si pianta nel terreno a pochi passi da te. Il terreno rimbomba sotto la carica dei centauri. E qui direi che interromperemo questo episodio, signori, la carica dei centauri che sta per caderci addosso. Ricordiamoci che loro sono molto molto infami, che si possono muovere velocemente e possono distruggere le nostre armature. Se dovrà essere davvero una battaglia, sarà sicuramente una battaglia molto interessante. Spero vi stia divertendo e al prossimo episodio.